Cari amici di Vita Trentina, dunque cominciamo a prendere in esame la prima risposta creativa, quella che è resa possibile dalle tecnologie digitali, la possibilità di seguire da casa o dal proprio telefono, dal proprio smartphone, alcuni incontri di preghiera o di riflessione. Penso alle messe in diretta streaming diffuse da varie parrocchie oppure in diretta Facebook. Sono modalità che in fondo estendono quello che già avveniva con le trasmissioni alla radio o alla televisione della messa domenicale. Oggi è venerdì e, come fa in tutti i venerdì di Quaresima, il nostro arcivescovo sarà in Duomo alle ore 15 per guidare una Via Crucis che sarà diffusa in diretta da Telepace Trento e anche in streaming dal sito www.diocesitn.it e anche dal nostro vitatrentina.it. E così poi avverrà per la messa domenicale alle 10 sempre dal Duomo. Dunque, che dire di queste celebrazioni? Già qualcuno ha fatto notare che non si può, e ha chiarito che non si possono certo paragonare, non sono sostitutive rispetto alla presenza fisica al sacramento, certo. Eppure ci possono però aiutare a condividere molto, ad esempio la riflessione sui testi, i commenti alla parola e poi la condivisione di questo momento con il nostro parroco, con il vescovo, che è segno anche di un'appartenenza diocesana più ampia, o anche con il Papa che celebra la mattina da Santa Marta. E poi condividiamo anche la realtà che è normale, quotidiana per tanti cristiani nel mondo che in assenza di sacerdoti non possono nutrirsi del pane. Bene, su come poi partecipare a questa celebrazione magari voi stessi potete portarci la vostra esperienza. Credo sia importante creare un clima di ascolto, raccolto. Non si assiste ad uno spettacolo, quindi distrattamente, ma si deve creare un certo clima. Ma su questo appunto potremo risentirci, magari commentate o scriveteci. Appuntamento a domani.